lamento per Davide, figlio, che di ogni Cristo deposto sei un'altra insegna. Quando potremo togliere il bavaglio e indonare le lamentazioni più sconsolate? Figlio, che non hai mai avuto tempo per i giochi, solo su un tavolo d'obitorio abbiamo scoperto che eri un bambino. Figlio, i vicoli che ti hanno insegnato a correre ti sono stati bugiardi, presepe malevolo senza uscita secondaria dall'agguato di Caino. Figlio, morire a 16 anni significa vincere l'immortalità, a noi un'eternità di dolore e panico. Figlio del popolo mio, figlio del proletariato, portato a spalla di venerdì mattina, figlio assassinato. Figlio, Verona e Trento hanno oltraggiato la tua immobilità tramite i suoi idioti più pervertiti. Figlio, ci attendono tribunali di menzogna con giudici malevoli che hanno in una manica condanne già decise e un'assoluzione grondante sangue nell'altra. Dormi, figlio, bambino mio. Dormi durante le nostre veglie scarlatte. Vola nei più bianchi cieli, dove solo gli angeli giocano ad acchiapparti. Ci sono delle poesie che un poeta non vorrebbe mai scrivere, e il lamento per Davide che ho appena letto è una di queste. Dopo il fatto gravissimo che tutti sanno, in cui ha purtroppo perso la vita questo ragazzino di 16 anni, è nata la poesia. Il mio è stato un dolore autentico e acuto, reso ancora perché sono padre, ma reso ancora più forte dal ricordo di un episodio personalmente accadutomi da ragazzo, perché da ragazzo si è incoscienti, anche se in un altro contesto e per altre cause, una pattuglia di carabinieri in borghese esplose al mio indirizzo 3 colpi di pistola. Avrei molte cose da dire al riguardo, ma francamente non mi va di beccarmi una querela per oltraggio, se non addirittura per vilipendio. Non perché io abbia paura, ma perché non servirebbe a nulla né a far tornare in vita Davide e mi imbavaglierei ancora di più. Quindi concludo citando testualmente il commento del parroco del rione Traiano, Don Lorenzo Manca. Ha detto il sacerdote: è vero, quei ragazzi avrebbero dovuto fermarsi all'Alt, ma questo quartiere è disagiato e dimenticato dalle istituzioni. Abbiamo il 70% di disoccupazione ufficiale e i ragazzi non hanno alcuna opportunità. E io aggiungo, non è la prima volta che accade una tragedia simile, né sarà purtroppo nemmeno l'ultima.